una vittoria importante, due punti in classifica importanti, un successo che proprio deve anche essere 3-0. Sì, diciamo che nel terzo set abbiamo fatto troppi errori che hanno rimesso in gioco l'avversario su situazioni che per noi sono sempre state abbastanza positive anche nel corso della gara. È chiaro che magari alla vigilia avremmo firmato per un 3-2, nel senso che alla fine giocavamo contro una squadra a pari punti con noi in classifica e quindi poteva essere una partita lunga, però certamente per come avevamo condotto i primi due set qualche avvisaglia l'avevamo vista anche nel secondo, perché avevamo fatto rientrare l'avversario avendo però un bel po' di punti avanti. È chiaro che ti rode un po', perché indipendentemente da tutto noi dobbiamo salvarci e quindi uscire con 3 punti e non 2 e chiaramente sarebbe stato positivo. Ovvio, col senno di poi diciamo che è meglio 2 che niente o che 1, visto come si era messa la gara, questo sicuro, però il rammarico per ciò che mi riguarda resta. Coach, per due terzi della contesa si è vista un asse, muro, difesa e anche servizio quasi perfetti, insomma, con quelli avete proprio quasi distrutto Ancona. Poi come la Lardini, poi insomma, come hai detto tu, poi si è spenta la luce. E quindi è un problema di crescita della squadra, perché o poi proprio, come dire, tra virgolette, un difetto atavico proprio della formazione che non riesce a chiudere le contese quando invece ne ha ampiamente i mezzi. No, il problema è che siamo poco abituati a ragionare, nel senso che comporta fatica lavorare battuta muro difesa come abbiamo fatto nei due set, e devo dire che probabilmente nel terzo, complice l'aver avuto un bel po' di punti di vantaggio, abbiamo pensato forse che la partita fosse terminata. Invece in una situazione del genere, contro una squadra che comunque ha dei validi giocatori e una situazione che altrimenti non li avrebbe visti a 13 punti in classifica, chiaramente non puoi permetterti di fare troppi errori stupidi, questo in maniera assoluta. Quindi il problema è lavorare con continuità, trovare la continuità mentale in quei fondamentali, che non sono assolutamente semplici da gestire nel corso di tutta la gara. Tutto qua. Adesso arriva Trento, un'altra squadra che ha i stessi vostri punti in classifica, un altro match che potrebbe essere simile a questo qui che abbiamo assistito domenica contro la Lardini. Trento credo che abbia vinto 3-0, quindi ha un punto in più rispetto a noi, ma a parte questo ragioniamo in maniera diversa. Al ritorno noi giocheremo tutte queste partite fuori casa, quindi è ovvio che il nostro obiettivo debba essere quello di fare più punti possibile nel girone d'andata e di cercare di arrivare alle gare che andremo a disputare fuori contro queste formazioni con il vantaggio di aver vinto in casa. Questo è l'obiettivo, indipendentemente da classifica e quant'altro, perché sai che non mi riguardo, non mi interessa questo. L'obiettivo è, quando è possibile, portare a casa i 3 punti. Stasera era possibile portare a casa i 3 punti e non l'abbiamo fatto, ne abbiamo lasciato uno per strada, quindi ce ne dobbiamo ricordare quando poi abbiamo fuori casa il ritorno di tutte queste gare.